e difendere i loro diritti. I diritti si difendono contro gli attacchi che vengono da riforme scellerate, i diritti si difendono contro le bastonate che arrivano con modalità mafiose inaccettabili da denunciare sempre e alle quali bisogna far fronte anche davanti a un palazzo cosiddetto di giustizia. Allora io mi domando, dove sta la giustizia se oggi qui bisogna difendersi dall'aver ricevuto delle bastonate? Se essere bastonati con una modalità mafiosa è un'accusa dalla quale difendersi. Allora questa è una cosa pazzesca, incredibile, da denunciare. Questo sì è da denunciare. Il fatto che se uno cerca di far valere i propri diritti e se uno cerca di far valere un diritto che è quello all'associazione, all'essere in tanti, al non essere da solo e al parlare con gli altri simili a sé, allora deve essere bastonato e deve stare zitto perché altrimenti è portato davanti e dentro ai luoghi dove la giustizia dello Stato difende se stessa. Questo è folle. Oggi stiamo presidiando questo palazzo di giustizia per far sì che la giustizia ci sia davvero. Dal centro sociale occupato Pedro, dagli altri centri sociali del Nord-Est che quel giorno davanti ai magazzini dell'MTN non si sono tirati indietro davanti alle spranghe mafiose che sono uscite dai cosiddetti capifamiglia che gestiscono il racket dei subappalti delle cooperative fittizie. Da tutti noi un grossissimo abbraccio, uniti nella lotta, vinceremo sempre. Avanti, compagneros!